Cari amici e cari amiche di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Sala Giochi. Io sono Andrea Peduzzi e con me c'è ormai il solito Andrea Giungiani, visto che comunque capita spesso che registriamo assieme, e, sì. E ci parli di Conglomerate 451, corretto? Ciao Andrea. Sì, esatto, sì, lo confermo. È fatto da uno studio chiamato Runeheads, che non ha molto altro nel suo parco di produzioni, c'è giusto un hack and slash ispirato palesemente a Dark Souls. Purtroppo non l'ho provato, però diciamo non sono dei veterani e si sono buttati però su qualcosa che alla fine è palesemente ispirato a produzioni di un certo tempo, e con un certo tempo parlo di Eye of the Beholder, mezzo Berranzan e cose di questo tipo. Ma una roba veramente di parecchio tempo fa, quindi sì, esatto, quei dungeon crawler dove ci si muove sui quadrettoni. Tra l'altro mezzo Berranzan non è a quei quadrettoni, però è per inquadrare l'epoca, e dove ovviamente non c'è un movimento fluido, ma bisogna fare in prima persona ogni passo su una griglia a quadrati, che poi è ispirata alle vecchie mappe che si facevano sui giochi di ruolo cartacei all'epoca, dove si disegnava la mappa con i quadrati e le porte erano disegnate in un certo modo, le porte segrete in un altro, c'erano trappole, enigmi, puzzle e tutte cose di questo tipo. L'innovazione è nel genere, perché questo Conglomerate 451 è l'ambientazione cyberpunk, fondamentalmente. Quindi ci sono potenziamenti meccanici, corporazioni, complotti, l'atmosfera generale è decisamente distopica, e quindi hanno un po' rimodernato le cose in questo modo. È un gioco di ruolo, quindi vecchia scuola. Sì. Quindi ci sono personaggi, si sceglie la classe, si sviluppa. Ci vado più nel dettaglio dopo, perché hanno fatto qualcosa di diverso dal solito sulla creazione dei personaggi. E per quello che riguarda in generale la costruzione del gioco, è tutto quanto una lettera d'amore al passato. Ok. E tra l'altro, caspita, è abbastanza comune che ci troviamo a parlare di lettere d'amore al passato, comunque. Sì, è un periodo in cui pare che andare di moda la cosa. Sì. Non è che mi dispiace particolarmente. No, però beh, tra omaggi a Doom o comunque della scena degli sparatutto, comunque ne abbiamo fatti un bel po' in cui siamo in quel bacino. Sì, ok. Diciamo che forse un pochino più di nicchia rispetto a Doom, questo. Sì. Leggermente, giusto un pochino. Vabbè, dicevo delle innovazioni sulla creazione del personaggio. Diciamo che la parte diversa dal solito è che il personaggio che si interpreta, che interpretiamo noi come giocatori, non è uno degli eroi, ma è fondamentalmente il direttore di una società futuristica di sicurezza, che deve cercare di risolvere una crisi all'interno della sua città, che è Conglomerate 451 nello specifico. Quindi c'è tutta la parte della gestione delle truppe, della gestione della squadra, della ricerca anche dello sviluppo di nuove tecnologie con cui poi poter equipaggiare e migliorare la squadra stessa. E questo potrebbe già aver fatto tornare in mente a qualcuno Syndicate, quello originale della Bullfrog, non sì. Assassin's Creed, ovviamente. Quello isometrico classico del 92-93, qualcosa del genere. Esatto, dove si dovevano catturare agenti, addestrarli, mandarli in giro, e se morivano
uno ci restava male esattamente come in XCOM, però non era la fine del gioco, ecco. E la stessa cosa vale qui. I personaggi che si creano sono dei cloni e che possono essere specializzati con particolari tipi di DNA diversi dal normale, che hanno vantaggi, svantaggi, caratteristiche particolari, e se muoiono durante una missione sono morti del tutto e non è possibile riaverle, e anche cercando di ricrearli in realtà c'è un fattore random nella fase di creazione del personaggio che impedisce di riavere lo stesso personaggio fondamentalmente. Il risultato finale è un mix abbastanza interessante, perché ci sono le missioni in cui si va e vengono esplorate esattamente come un dungeon crawler classico, passo per passo, alcuni enigmi, puzzle da risolvere, combattimenti rigorosamente a turni scegliendo le abilità dei personaggi, non c'è nulla in tempo reale. Ok. E poi c'è però tutta quanta la gestione fatta fuori dalle missioni, in cui si gestisce l'azienda, per così dire. Non è che bisogna pensare di avere davanti un gestionale, però c'è questa questa cosa a due fasi, diciamo. Ok. Divertente, non divertente, diciamo che è fatto bene. È fatto bene, ma onestamente non mi ha impressionato più di tanto. Gli enigmi sono interessanti, alcuni dialoghi sono piacevoli da sentire, ma non è il focus del gioco stesso. Quindi alla fine mi sono ritrovato ad avere davanti qualcosa che si rifaceva al passato. Era fatto palesemente con amore, perché ci sono tanti dettagli, tante attenzioni particolari, cose che ho apprezzato. Però da un altro punto di vista ho visto anche una certa pochezza dei contenuti e non mi hanno impressionato particolarmente, ecco. Quindi rispetto da un lato la passione, ma da sola non basta, almeno non per me. Che è un peccato alla fine, però è quello che ho percepito personalmente. E la trama è interessante e si ha un limite di tempo. Alcuni giocatori non amano che ci sia un limite di tempo, a me è abbastanza indifferente, però è giusto specificarlo. Se si... Ma è un limite di tempo che hai sentito, diciamo, in fase di gioco? Se sei fatto sentire? Non particolarmente, specialmente la prima volta, perché sono fallito miseramente, quindi lì il limite di tempo è stato il fallimento, no? Ok. E diciamo che con le partite successive non l'ho sentito moltissimo, però anche in Fallout il primo c'è chi lo sentiva molto il limite di tempo, chi non lo sentiva per niente, c'è chi ha giocato tutto Fallout 2 senza neanche sapere che anche in Fallout 2 c'era un limite di tempo, c'è. E chi invece appunto ha sofferto anche quello, quindi dipende tutto dai giocatori, quindi mi limito a dire che c'è il limite di tempo e qualcuno si innervosirà per questo, altri no. Però c'è anche la possibilità di scelta, questa è un'altra cosa che ho apprezzato, perché se non si ha voglia di affrontare il limite di tempo e la trama principale, si può partire in una modalità tra virgolette generata casualmente con missioni casuali, generazioni di dungeon, per così dire, randomica. Il risultato è di poter andare avanti all'infinito affrontando queste missioni e gestendo l'azienda, facendola crescere, sviluppando i personaggi senza una fine vera e propria davanti, che è un po' come giocare a XCOM senza fare mai le missioni della storia alla fine. È divertente, però a un certo punto stanca, per tornare alla pochezza di contenuti di cui accennavo prima. Quindi tutto qui, è un gioco interessante, se si ama il genere vale la pena, anche okay. Perché a volte ci sono degli scorci interessanti che però sono rovinati dal fatto che, dato che le mappe sono generate random, non sempre il generatore crea qualcosa di piacevole all'occhio, ma di per sé hanno fatto un lavoro discreto. Sì, diciamo, beh, vedendo così in foto, quindi immobile, sembra abbastanza interessante, ecco, poi chiaramente
Sì, magari i modelli dei personaggi lasciano un po' a desiderare, ricordano un po' quei vecchi modelli in poser, una roba un po' atroce. Diciamo che lo consiglio a chi ama il genere. Quindi io mi ci sono divertito, onestamente. Non all'inverosimile, ma mi ci sono divertito. Beh, è chiaro che è una cosa che è dedicata solo a chi ama i giochi di ruolo a turno su griglia con i passi. Non è per nessun altro. E per carità, è fatto bene, ma non ha fatto scattare la scintilla a meno con me. Se poi la fa scattare con qualcuno, sono felice io per primo, perché non è un brutto gioco, non è paccottiglia, è fatto con impegno. Poteva essere meglio, almeno per me. Ho capito. Vabbè, insomma, speriamo che qualcuno, anche perché è una produzione italiana, per cui insomma un po' di, come si dice, un po' di attenzione a questo tipo di produzioni si può vendare. Poi se in effetti non è un brutto gioco tutto sommato, No, assolutamente no, non è assolutamente brutto. ma non ti ha convinto fino in fondo, ci mancherebbe altro. E no, guarda, citando una cosa che abbiamo analizzato di recente, quel World of Horror ispirato a Lovecraft, mi ha colpito di più, per dire. Mantenendo sempre qualcosa che è sempre di nicchia, sempre per pochi appassionati, quello lo. Era più nelle mie corde, quantomeno, rispetto a questo. Detto questo, se si è appassionati vale la pena, non è fatto male. Quindi se si ama il genere, assolutamente vale la pena acquistarlo. Ma se qualcuno preferisce giochi di ruolo isometrici o preferisce giochi di ruolo in prima persona, ma d'azione, tipo che so, Deus Ex, è un rischio. Se si vuole rischiare, bene, perché è un buon prodotto. Però mi manca quell'entusiasmo per dire: ah sì, prendetelo a tutti i costi. Ecco, tutto qua. Per inquadrare meglio il giudizio. È assolutamente positivo, però con un po' di cautela. Va bene, direi che abbiamo detto tutto quello, hai detto tutto quello che c'era da dire sul gioco, possiamo salutare e ringraziare chi è stato con noi fino adesso, grazie mille Andrea tra l'altro per averci portato la tua esperienza, Grazie a tutti e ciao. ci sentiamo con un prossimo Radio Giochi, a presto e ciao!